Assessore allo giudice, continuano le attività culturali alla Biblioteca di Siracusa. Sabato e domenica la biblioteca appunto aderirà alla giornata nazionale delle biblioteche col BiblioPride. Come sarà organizzato appunto l'evento? Ma l'evento sarà appunto l'evento dell'orgoglio delle biblioteche. Non si tratterà solo di mettere in campo la Biblioteca Comunale di Siracusa al centro dell'attenzione, ma anche le biblioteche dei quartieri, Agratina, Gruttasanta, Neapola e Neapolis, e biblioteche dei comuni limitrofi, Avola e Palazzolo in particolare. Si tratta di attività che metteranno al centro dell'attenzione la biblioteca come luogo in cui si discute, luogo in cui si incontrano le persone. Ci saranno dei laboratori nati per leggere rivolti ai bambini, ci saranno degli incontri di presentazione dei libri, ci saranno discussioni con autori e ci saranno anche delle letture teatrali e delle messe scene teatrali, soprattutto nella giornata di domenica. Si tratta appunto della continuazione di un percorso importante che abbiamo avviato sin dall'inizio della nostra amministrazione, volto a mettere al centro di tutto il luogo biblioteca, soprattutto attraverso un'apertura totale alla cittadinanza. E non a caso questo percorso si inserisce anche in qualcosa di più ampio e di più ambizioso come la capitale della cultura e la nostra candidatura a capitale europea della cultura, e non a caso all'interno dei progetti che abbiamo presentato, uno dei progetti più significativi è il Festival della Biblioteca come porta del sapere, che metterà insieme tutte le biblioteche dei territori del sud-est che hanno aderito alla candidatura e le biblioteche delle più importanti città del Mediterraneo.